È finita 1-0 al Rocco, l'ultima del girone d'andata. Per fortuna la Triestina è riuscita almeno questa a vincerla, quindi seconda volta che non riesce a subire gol, ed è arrivato appunto un successo fondamentale per il proseguo della stagione. La Triestina non è più ultima, ha lasciato due squadre dietro, ma insomma il cammino verso la salvezza è lungo e impervio. Bruno Gasperutti, è una vittoria contro una pergoletese che ha 7 punti più di noi, che non dico che ha deluso, perché insomma è una squadra da medio-bassa classifica, però la Triestina insomma ha giocato quest'oggi discretamente. Sì, buonasera, almeno finalmente abbiamo, sono contento perché abbiamo vinto una partita che ci voleva, dai. Ci siamo levati la scimmia dalla spalla, non siamo almeno più ultimi, è finito il girone d'andata, insomma oggi era un risultato che ci voleva, e che all'inizio almeno io ero un po' pessimista, perché viste le condizioni in cui è scesa in campo la squadra ero un po' pessimista, ma dopo la squadra si è comportata bene, hanno fatto tutti il loro dovere pur con delle incertezze dovute o all'età o all'inesperienza o qualcosa. Insomma, la squadra non è forte, non è che oggi abbiamo risolto i nostri problemi, però con questa vittoria almeno finiamo il girone d'andata e non siamo più ultimi, farà morale, ecco. Io sono veramente contento anche per il modo in cui è venuta, perché la squadra oggi ha lottato. Non mi è piaciuto per esempio adesso che il pubblico non l'ha applaudita, ma la squadra purtroppo ha dei limiti, ma mica per questo bisogna fischiarli. Insomma, ha fatto quello che potevano, è una squadra limitata e una squadra debole, però si sono impegnati e hanno portato a casa un'ottima vittoria. Quindi io faccio un caloroso applauso a questi ragazzi che hanno fatto quello che dovevano fare oggi. Altre volte no, allora li fischio altre volte, non oggi. Ecco. Ecco, nel primo tempo un paio di occasioni per la Triestina, nel secondo tempo un altro paio, oltre al gol di Minesso al 18° del primo tempo, che al 38° che ha poi insomma deciso la partita. E la pergoletese, dicevamo, ha fatto poco, però nel primo tempo ha tenuto di più il campo, ha fatto di più la partita, ha preso il gol proprio nel momento forse loro, Bruno, migliore. E giocavano molto sulla fascia destra, sul nostro ex Bariti, no? Sì, allora la pergoletese nel primo tempo, ma anche nel secondo, diciamo, ha fatto la partita, però non è una squadra forte, dai, diciamo, una squadra che lotterà fino all'ultima giornata per la salvezza. Questa è una squadra debole, però erano in palla, diciamo, molto rapidi. E arrivavano primi sul pallone, i nostri erano un po' impallati, un po' timorosi, avevamo 2-3 giocatori che veramente giocavano con la fifa addosso, buttavano via il pallone in pratica, sulla fascia destra, come hai detto tu, uscivano con una facilità unica, perché Bariti si abbassava a prendere il pallone e nessuno lo chiudeva, e Lovisa arrivava sempre in ritardo e liberando il suo uomo, quindi avevano proprio sulla fascia destra un'uscita facile. E Bariti poi lo conosciamo, Bariti se gli lasci spazio ha una velocità che non lo prendi, quindi quelle 2-3 volte che è partito in tromba diventa pericoloso. Questo è il discorso. Oggi penso che Pavanel ha fatto una scelta come esterno sinistro basso, ha messo Rocchetti che è molto più rapido di Salzi Putini, perché penso che con Salzi Putini su Bariti soffrivamo molto di più, ecco. E poi per me Lovisa purtroppo è uno che ha paura di tenere il pallone e arriva sempre in ritardo, arriva quando c'è il pallone è indeciso, quindi si limita al passaggio semplice, e sai, quando al centrocampo giochi, loro avevano un uomo in più a metà campo intanto, e tu ne hai uno che ha paura di tenere il pallone,
sei sempre in difficoltà. Quindi la Triestina doveva appoggiarsi sulle tre punte che hanno fatto la loro partita. Infatti, diciamo, le tre punte nostre erano i titolari, a parte Felici, però erano Ganz, Adorante e Minesso, sono tre che giocherebbero anche se ci fossero tutti gli altri che mancavano oggi. Quindi, diciamo, quando ci poggiavamo su di loro, qualcosa ne è uscito. Abbiamo fatto due o tre belle azioni e potevamo finalizzarle meglio, però insomma hanno fatto alcune azioni veramente belle. Ecco Bruno, tra i due hai detto Adorante e Ganz. Adorante oggi un po' più vivo, Ganz un po' più sottotono. Sì, ecco, a me è piaciuto di più Adorante, che l'ho visto vivo, ha avuto qualche iniziativa, è un po', diciamo, un po' ragazzino. C'è alcune giocate da giocatore esperto, però è vivo, c'ha fisico, c'ha tutto, diciamo, per giocare, e oggi non mi è dispiaciuto. Un paio di tiri in porta che ha fatto, poteva farli meglio, però insomma si è dimostrato vivo, mentre Ganz purtroppo non è stato nella sua giornata migliore. Ecco. Ecco, restando sugli attaccanti, nel finale ha giocato Iacovoni, giocatore della Primavera, giovane, insomma, di buone speranze, e non ha toccato palla, forse ne ha toccata una e mezza, ecco. Però Bruno, so che così parlavamo io e te, ti ha colpito, no? Un pochino per i movimenti, per la voglia di andare contro il pallone. Sì, non ha fatto, allora, diciamo che ha toccato, come hai detto tu, poche palle. Alcune poteva anche gestirle meglio, come l'ultima che a 20 secondi dalla fine ha sparacchiato in avanti, mentre quella palla sulla tre quarti campo va tenuta a cercare di prendere fallo. Però queste sono cose che dimostrano che un ragazzino ancora è giovane e deve farsi. Però mi è piaciuto come è entrato il piglio, la volontà, e l'ho visto andare deciso sull'uomo, entrare e poi ritornare in zona a coprire. Cioè, ho visto una certa predisposizione positiva. Ovviamente questo va, bisogna rivederlo, è ancora giovane, è giovane, e non è che oggi possiamo dire che bella partita ha fatto, no, però è entrato col piglio giusto, cioè col piglio che deve avere un giocatore quando entra in una gara difficile dove bisogna soffrire, e lui ha sofferto, quindi ha fatto il suo. Ecco, ultimi minuti in campo anche per Crimi, che è rientrato dopo l'infortunio. Crimi, uomo d'esperienza, per quel poco che ha giocato lo ha fatto vedere, no? Allora, avere Crimi o avere, ecco, Crimi ammalato o avere Lovisa sano è una bella differenza. Crimi è uno, si vede subito, è un esperto, è difficile da saltare, è uno che se c'è il pallone non gli scotta e prende la punizione, cioè è una cosa diversa, è uno in più. Lovisa è troppo impalpabile. Ecco, a centrocampo non puoi avere uno impalpabile, cioè a centrocampo è dove nasce il gioco, bisogna creare il gioco, non puoi solo buttare via il pallone e aver paura di tenerlo, cioè bisogna avere personalità. Purtroppo il ragazzino non ha ancora personalità, ecco, e quindi in queste partite qua soffri, perché a metà campo con una squadra come questa, che non era granché, però questa è una squadra che è abituata a questo genere di partite, a lottare, a correre, e questi giocano col coltello fra i denti. L'altro anno si sono salvati, quest'anno cercano di nuovo la salvezza, per loro come vincere il campionato. Quindi queste partite qua vanno lottate, come ha fatto la Triestina oggi, ecco. Però Lovisa deve lottare, non può essere il figlio di papà che gioca tranquillo. Ecco, nel finale, diciamo, abbiamo detto che la Triestina non ha sofferto granché per tutta la gara, però insomma Pavanessi un po' tutelato quando è uscito a Minesso con il quinto difensore, quindi insomma nel finale una difesa a 5 ha fatto dormire ancora più sonni tranquilli. Sì, perché allora loro creavano veramente poco, e l'unico pericolo veniva sempre dalla fascia destra, dove c'era Bariti con non so chi era quell'altro dall'altra parte che si sovrapponeva e buttavano sti palloni in mezzo. Però in mezzo
hanno fatto il loro dovere su questo genere di azioni. E insomma, le palle che sono arrivate non erano pulite, però sono stati molto attenti i difensori, sono stati bravi. Ecco, giocando a 5, purtroppo non siamo riusciti a stoppare sto Bariti, che oggi sembrava Garinza, però abbiamo limitato decisamente questa squadra che davanti a me ha fatto una brutta impressione. Erano decisamente poco, nessun attaccante che era in grado di fermare un pallone, saltare l'uomo e tirare in porta. Ecco, quindi il loro gol poteva venire solo occasionalmente su un pallone buttato, ciccato da qualcuno, messo di tibia in porta. Ecco, non è stata una grande pergoletese, sinceramente. Ecco Bruno, ora abbiamo detto è finito il girone d'andata, la Triestina non è più ultima, nel calcio, nello sport, insomma, di solito i risultati ti danno un po' di serenità, un po' di tranquillità, per cui insomma con questa vittoria abbiamo detto il cammino è lunghissimo verso la salvezza, però magari se dovessero arrivare qualche aggiustamento in corsa adesso con il mercato di gennaio, magari insomma siamo un po' più ottimisti. Sì, beh, guarda, come ho detto prima, i 3 punti sono 3 punti di platino, perché se oggi perdevi andavi a 13 punti da questa pergoletese, e vincendo siamo a 7, sono 6 punti, tutto il mondo di differenza. Ecco, siamo un po' più diciamo sereni, anche perché come tutti noi ci auguriamo che riescano a sistemare questa squadra, perché così com'è, io non so, oggi è andata bene, ma non è che può andare sempre bene. Ecco, questa squadra va sistemata, vanno presi dei giocatori adatti e non uno. Ecco, oggi ho letto sul Tifone l'articolo dell'avvocato Mucciaccia e lo condivido in pieno. Qua ci vogliono almeno 5 giocatori, ma 5 giocatori seri, cioè 5 titolari, non 5 numeri. Ecco.